Nel mese di agosto Microsoft ha rilasciato per PC, tablet e smartphone l'Anniversary Update per Windows 10. In questo video di 5 minuti vi faremo vedere le novità più importanti introdotte proprio per i telefoni. Abbiamo un Lumia 950 XL, quindi direi di andare subito a vedere le novità. Partiamo dal blocco a schermo dove troviamo al posto della freccia l'icona della fotocamera. Questo ci permette di avere un accesso più rapido proprio all'applicazione fotocamera. Questo però avviene solamente per i dispositivi che hanno i tasti lato software. Un'altra novità, sempre riguardante la parte diciamo del blocco a schermo, è quando facciamo partire una canzone da, per esempio, Groove Musica, andremo a ritrovare i tasti, quindi un tastierino, un lettorino della musica direttamente nella schermata di blocca schermo. Questo ci permetterà di gestire le canzoni, metterle in pausa e andare avanti con le tracce. Davvero molto comodo. Le altre novità si trovano principalmente anche nelle impostazioni. Infatti, adesso entrando nelle impostazioni, anzi entrando nelle sottovoci delle varie impostazioni, avremo un'icona molto chiara che ci permetterà di individuare immediatamente la sottovoce appunto all'interno di quel menu. Altre due novità si trovano, una all'interno di personalizzazione, infatti per tutti i dispositivi che sono compatibili ci sarà la possibilità di gestire la schermata Glance, quindi una impostazione dedicata alla schermata Glance, che è quella schermata che si attiva quando si blocca il telefono. L'altra novità molto importante, soprattutto per gli smanettoni, si trova, come dicevo, sempre nelle impostazioni, ed è all'interno di aggiornamento e sicurezza. Adesso c'è un link rapido, immediato all'interno per il programma Windows Insider, quindi non si dovrà più scaricare un'applicazione dallo store. Lo stesso store è stato nettamente migliorato perché ha una nuova grafica, ha una nuova veste molto più chiara, molto più bella e anche organizzato nettamente meglio rispetto a prima, e quindi anche più facile trovare le varie applicazioni. Se entriamo adesso in un'applicazione come Skype, vi faccio vedere le novità legate alla tastiera. Infatti ora la tastiera, sia in messaggi che in altre applicazioni, si può andare a staccare e a inserire dove meglio si crede all'interno dello schermo. E non solo, eseguendo uno swipe a destra o a sinistra, si potrà andare a rimpicciolire la tastiera. Questo ci permetterà ovviamente l'utilizzo con una mano solamente. Sono state anche implementate davvero tante emoticon, quindi adesso veramente c'è l'imbarazzo della scelta anche da questo punto di vista. Davvero molto molto comodo. Purtroppo però non ci sono state solo implementazioni, ma anche rimozioni. È stata tolta la radio FM, è stato tolto il sensore wifi e l'angolo dei bambini. Altra novità importante la troviamo all'interno di Edge, ovvero quando andiamo a navigare all'interno di un sito internet. Adesso si potrà eseguire uno swipe, anche in questo caso a sinistra o a destra, come avete visto, per poter tornare indietro o andare avanti nelle pagine che abbiamo visualizzato. Le altre novità sono importanti soprattutto per Cortana, perché adesso finalmente si potrà far partire Cortana dalla schermata di blocco, cioè, anzi, come potete vedere, proprio dal telefono spento, dargli un comando e farla partire direttamente. Inoltre, Cortana adesso è molto più condivisa perché c'è la sincronizzazione con tutti i dispositivi e addirittura si potrà andare la si troverà all'interno delle condivisioni, quindi quando si vorrà condividere con una foto, per esempio, si potrà condividere con Cortana per inserirla in dei promemoria. E infine c'è il centro notifiche, che finalmente è stato nettamente migliorato perché raggruppa tutte le notifiche, quindi non avremo più la sfilza di notifiche. Si potrà andare a gestire notifica per notifica, andando addirittura a disattivarle e andando a dare una priorità tra massimo, normale ed alta per appunto ricevere le notifiche in un certo modo. E infine, all'interno delle azioni rapide, con un drag and drop si potrà andare a gestire al meglio la posizione di ogni singolo riquadro, anche in questo caso per poter gestire al meglio e avere visualizzate le impostazioni più importanti in maniera da avere un'organizzazione ancora migliore e ovviamente tanti bug risolti.